Hey yo guys, bentornati dai Jesse, io sono Jay. E io sono Si. Siamo qui con questo nuovissimo, freschissimo, bellissimo, elegantissimo, buonissimo, issimissimo, issimissimo, formatissimo, chiamato Outfit Match. Perché? Perché Outfit Match? Perché sostanzialmente ci sono ragazzi dopo. Sì. Vogliamo chiamare adesso o dopo? Chiamiamo adesso? Chiamiamo adesso. Yo! Vieni, vieni, va. Applauso per il ragazzo. Com'è? Com'è? Vieni qua, vieni qua. Allora, come vedete questo bel manzo domenicano, terra caliente, caliente, caffosa, cannosa. Sarà qua, diciamo, lo scopo di questo video cos'è? Dovrà scegliere una tipa, ma la cosa curiosa è che io non vedrai tipo in faccia. Partiamo da dove? Partirà solo dai piedi, per andare alle ginocchia, per andare al corpo, e poi forse alla fine vedrà la faccia, ma quando le ciance lo capirete vedendolo. Andiamo. Let's go. Let's go. Ciao a tutti, mi chiamo Malvin, ho 17 anni, vengo da Torino e sono domenicano. E Malvin, allora, come vedi, come se già sai, si inizia dalle scarpe. Vedi qualcosa che ti ispira? Fare domande, cose. Iniziamo da lei, numero uno. Numero uno? Ok, ragazza numero uno. Cosa vuoi chiedere? Allora, come ti chiami? Come ti chiami? Avvicinati. Simona. Quanti anni hai? 19. Cosa fai nella vita? O studi? Lavori? Studio architettura. Architettura! Potete costruire castelli, palazzi reali, chiese. Passiamo magari alla 2. Già una domanda alla 2. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Andela. Quanti anni hai? 19. Quanto sei alto? 1,74. 1,74. Fai sport? Normalmente faccio pallavolo, però ho smesso da quasi 2 settimane. Ragazzo numero 3. Come ti chiami? Ciao, sono Katrin. Quanti anni hai? 18. Scuola fai? Faccio il liceo artistico. Un sacco di artisti oggi nella casa. Quanto sei alto? 1,68 m. Ci sta. Il tuo piatto preferito? Sancocio. Ah, cos'è? È un paese, un piatto tipico domenicano. Qui c'è già feeling, eh? Sì, qua c'è già. Cioè, puoi già portare a casa, fa conoscere la mamma. Mamma, facciamo un po' di sancocio. Che origini hai? Sono metà colombiana. Damn. Mami colombiana nella casa, eh? Passiamo alla 4. Passiamo alla 4. Ciao, sono Angela, ho 17 anni studio bar, faccio alberghiero. Lei si è già così tanto, non c'è bisogno che te ne... Quanto sei alto? 1,60. Ma sei di colore? No, italiana. Va bene, bianca italiana? Sì, va bene. Tu? Uguale. Io mulatto, light skin. La roba è buona, light skin domenicano così. Se vuoi passare alla prossima. Passiamo alla prossima. Ok, bravo. Ragazzi numero 5. Sono Elena. Okay. Quanti anni hai? Un po' piccola. Boh, diciamo che più o meno hai avuto un quadro delle ragazze generale. Sì. Okay. Passiamo all'eliminazione. Quali ragazze che in questo momento elimineresti? 4. 5. Ragazzi numero 5, diciamo che è troppo piccola per me, io. Va bene, allora ragazzo numero 5. Ecco qua la ragazza numero 5. Ok. Piacere. Rimane comunque questo tuo giudizio. Tu cosa ne pensi? Cos'è che non ti ha convinto? La tua età, sì. Quanta età? Ora che la vedi, cioè, torneresti indietro? No, convinto della tua scelta. Sì, sicuro. Convinto. Anche la voce negli occhi dici no. Convinto. Ok, cos'è? Grazie lo stesso. Prima ragazza eliminata, quindi si alza la tenda, si alza la qualità. Qual è che ti sta colpendo di più in questo momento? La 3. Ok, qualcosa per la 3, vuoi fare qualche domanda per conoscerla meglio? Come ti piace ragazzo, nero o bianco? Nero. Quindi è già un punto a favore. Anzi, sì. Mulatto va bene, no? Sì, mulatto va benissimo. Va benissimo. La prossima che vuoi fare una domanda? La prima. Ragazza numero uno. Facciamo le gambe così, eh? Domanda per te, ragazza numero uno. Ok. Descriviti con 3 aggettivi. Solare, carismatica e estroversa. Ok. Oh, estroversa. È importante la lunghezza per te?
Dipende. In che senso dipende? Dipende da come lo usi. Quindi se ce l'ha piccolo e lo usa bene, va bene? Va bene, puoi usare anche altro. Ehi! Facciamola due. Il tuo ragazzo ideale? Deve pensare a business. Perché? Business. Eh sì, business. Perché io faccio business, quindi spero che anche lui gli piacciono i soldi. Ah, lui fa business, che business fa? Che business fa? Faccio capelli, quindi per quanto riguarda hair. Bene, alla luce di queste risposte, è ora di fare un'eliminazione. Quale ragazza scegli e perché? È il numero 2. Numero 2? Vuoi vederla? La vediamo? Vediamo. Vai, sicuro vediamo. È la tua scelta? Sì, sì. Ok. Applauso, ragazzi. Come mai non ti casava? Cosa che è? Boh, non ho risposto molto convinta alle mie domande che le ho fatto. Le domande che mi ha fatto erano convincenti? Ha ragione, era convincente. Oh, ragazzo diretto. Io non perco tempo. Allora siamo in due. Ciao. Ehi, wow. Ok, così, damn. Non che voi per esempio. Ok. Inaspettato, buono, va bene, applauso. Ok. Ne rimangono tre, adesso ti vediamo le mani. A vedere le mani, un po' il fisichino. Le unghie. Come ti sembra? Chi è che ti sta comendo di più vedendo così? Due, la due. Due? Cos'è che ti piace? Prima eri più sulla una, adesso sei sulla una, ora sei sulla due. Due. Sei molto amichevole con i tipi? Sì, sono abbastanza estroversa. Oh. Red flag. Ok, volessi fare domande anche alle altre due? Sì, facciamo alla tre. Ma tu perdoneresti il tradimento? Penso di sì. Damn! Quindi vuol dire che sei sottona? Abbastanza. Ah, onesto però. Bene, niente. È il momento di scegliere la ragazza da eliminare. Dopo le risposte che ti hanno dato, la scelta sta a te. Qual è la ragazza che ti ha convinto di meno? La 3. La 3? Sì. Ragazza numero 3. Come mai non ti convinceva? Cosa non ti convinceva? Boh, quello che ha detto prima che... non perdonerebbe un tradimento. Cioè, perdonerebbe il tradimento. Perdonerebbe il tradimento. Che sottona quello. Esatto. Non ti piace, no? Non mi piace questa cosa. Tu come mai sta cosa di sottona? Cioè, lo sai perché l'hai vissuto? O sei... Lo so perché l'ho vissuto. Okay. Siamo arrivati alla finalissima, ma con due ragazze. Ragazze, c'è una richiesta da parte del ragazzo, se volete, di fare un 360. Insieme? Sì. 3, 2, 1. Ok. Ok. Faccio la domanda numero 1. Sì, vai. Se mi fate fare una domanda alla 1. Hai mai fatto una threesome? No. No? Lo proveresti? Ti piacerebbe? Non lo so. Non mi piace condividere. Damn. Ok, tutto per lei lo vuole. Tutto per lei, okay. ci sta messo. La 2 invece? A me interesserebbe, non è male. Non è male? Dove... vorresti essere portata a cena alcune volte? In un posto non troppo formale. Tipo il Mac? Esatto, tipo il Mac. Molto bene, ci sta. Direi che siamo... giunti alla conclusione? Chiaro. Devi scegliere l'ultima ragazza. La 1. Ah, la 1, così? La 2 è la lentina, più... poi è la tira, capito? Quindi tu elimini la 1, puoi scegliere la 2, perché la tira ti attira di più. Ok? Va bene, allora vieni qua, ragazzo numero 1. Tu cosa ne pensi? No, ragazzo. Un bel ragazzo. Ok. Invece c'è, secondo c'è, ti... come dire? Perché... Sentimente. No, tu invece, nel senso, sei d'accordo con la tua scelta, nel senso, pensi che te l'ho fatto la tua. Scusa, invece, hai tipo un ripianto, dici cavolo perché l'ho fatto. No. C'è la tua carina, cioè, no. Sei convinto della tua scelta? Sei convintissimo. Sono convinto, sì. Okay, ragazza vincitrice, fatti vedere. Cosa ne pensi? Sì, ci sta. Sì. ci sta. Una bella ragazza. Una bella ragazza. Quindi pensi che tra tutte le ragazze che hai visto sia la scelta migliore, sei convinto della tua scelta? E non te ne pensi? No. Tu invece cosa ne pensi? Un bel ragazzo. Bellissimo ragazzo. Ehi, esatto. Bellissimo ragazzo. Bellissimo, ok. Ah, bellissimo. E ti ha convinto nelle sue domande, quello che diceva quando parlava? Un po' spinto, però dai. È latino, è sempre caldo. Sempre caldo.
Quindi, uscito come siete detto e fatto, quello che vi siete chiesti, andreste a un appuntamento per conoscere meglio, magari vedere se ci potrebbe essere la mano. Io lascerei la domanda, cioè lascerei la risposta a lei. Andresti a un appuntamento con lui? Sì, è un po' lontano, però... Tranquilla, si organizza, panagesi. Beh, sì. Quindi tu andresti? Sì, sì. Ok, ragazzi, allora venite qua. I Jessi hanno creato... La prima coppia del format, applauso latina. Una coppia latina qua. Volete darmi un bacio in guancia, giusto per... Dai, per essere carino. Oh. Ok, è l'ora del nostro secondo concorrente. Io lo conosco già, sto ragazzo. Ma tutti lo conosciamo già. Sì, ragazzi, lo conosco. Lo conosco tutta Torino, batti tutta Italia ormai, no? Ormai no, l'abbiamo portato a Torino, lo stiamo portando a Milano. Oh, comunque va, mi spacca. È come Messi, dove va a segna. Adesso sappiamo, vediamo. Ok, facciamo entrare. Un applauso per la nostra entrata. Ah, è caldo. Con il numero 17. Dove va? Ti è cresciuto, eh? Com'è? Ricione. Il carico? Oggi non c'è special pass, ma ci sono comunque, c'è sempre qualità, lo sai. Mm-hmm. Ci sono dei piedi, ci sono delle dunk. Sto vedendo delle dunk, delle retro 3, delle one. Però ve la faccio che è. E niente. Vedo dei tacchi con un po' di smalt. Andiamo a controllare lo smalt. Gaia bianchi, eh? Verde acqua. Avvicina un po' il piede, vedo controllare lo smalto. È numero uno? Ok. Sì. Ragazzi, numero uno? Sì. Ma di che anno sei? Sono 2001. Numero 2, di che anno sei? 2004. Okay. Numero 3, di che anno sei? 2003. Okay. 4, di che anno sei? 2004. 5, di che anno sei? 2005. Ok. 6, di che anno sei? 2005. Ok, dai, tutti maggiorenni, ci sta. Retro 3, ma se andiamo al mare, ok, che bikini ti porti? Che colore sarà il tuo bikini? Nero. Come le tue retro 3, mi piace. Lei è un po' dark, cioè. Un po' dark. Personalità oscura, così. Okay. Andiamo dal numero 6. Ok, numero 6. Numero 6. Sì. Che origini hai? Sono metà colombiano. Damn. Ragazzo numero 1. Presente. Hai voglia di descriverti in tre aggettivi? Solare, pazza, pazza ancora. Quindi due volte pazza? Yes, sir. Sure. Che origini sei? Costa d'Avorio. Se la fammi! Se la fammi! Adesso vedi che li fa! È scatenata! Mi piace. Numero 3. Sì. E vuoi descriverti in tre aggettivi? Estroversa, troppo, solare, divertente, simpatica, sì. E 4 aggettivi, talmente autostima 4. La numero 4, hai voglia di scriverti 3 aggettivi, 2, quanti ne vuoi? Solare, indipendente. Indipendente. E simpatica. Simpatica. Ci sta. Numero 5, hai voglia di scriverti 3, 4, 6, 8, 9 aggettivi? Quanti ne vuoi? Allora, è un po' timida, pazza, divertente. Numero 6, e vuoi di descriverti in 2, 3, 7, 8. Anch'io sono abbastanza estroversa, molto solare e basta. Però andiamo alla mia Jordan Retro 3, che con le scarpe mi intrigano. Mamma mia! Jordan Retro 3, per te è una domanda diversa. Descriviti con un solo aggettivo. Oh, un solo! Deve essere pesante? Tosta. 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 Ti piacciono le cose toste? No, io mangio tosta a colazione, bro. La bussola va a nord. Io vado a sud. Però sud è di là. Quindi Converse. Ah, di Mini Converse. Ok. Allora, va bene. Guarda così eliminato. Bene, presentati. Puoi dirgli qualcosa? Piacere. Catherine, piacere. Non ho niente da dire. Tu invece? Non so cosa si è perso. Ti penti? Io l'ho già vista da qualche parte. Ti già visti? Non lo so. Torneresti indietro? Dove è la macchina del tempo? Ah! Oggi non c'è macchina del tempo, GC è rotta. Quindi mi spiego, una volta che è eliminata deve andare via. Però se volessi sarà nel video, quindi se vuoi picchiare però. Mi spiace. Non potevi dire anche tu Jordan 3. Grazie comunque per essere venuta. Grazie mille. Grazie per il microfono. Applauso.
Un bel applauso! Questo mi pensare bene, no, perché dietro... Pensare bene, no, certo. No. Pensa bene, perché dietro quelle cose poi si nascondono qualità, talento. Detto, pensa bene. Ok, siamo al secondo round, quindi vedi anche un po' di gambe qua. Vedo un po' di tutto, lì gambe vedo... Gambe che si muovono. Quelle gambe che si muovono mi piacciono. Quelle che fanno tempo? Numero 3, mi sa. Tra soldi e amore, cosa scegli? Amore tutta la vita. Damn. Amore tutta la vita. Cosa fai con l'amore? L'amore ti dà quello che i soldi non ti danno. Io uno, tu preferisci amore o soldi? Amore o soldi? No, ti dico soldi. Lo sapevo, io voglio andare a soldi. Infatti, non sto parlando di un euro, due euro. C'è di l'argent, di l'argent. Soldi. Numero due. Sì? No, numero due, aspetta un attimo. Numero quattro. Amore o soldi? Soldi. Sono onesti, eh? Sì, ma... Cosa vuoi fare con amore? Numero 5, amore o soldi? Soldi. Yo, numero 2. Mm-hmm. Amore o soldi? Ma soldi, eh? soldi. Soldi, money. Chiaro. Di che origine sei? Costa d'Avorio, Senegal. Oddio! C'è anche del Senegal. Mangiamoci bugia. Chiaro, tutto quello che vuoi. Grazie d'amore. Sì. Okay. Questa è una domanda che per me è importante, eh. Chiaro. Pro contro l'LGBTQ+. Numero uno? Pro. Perché pro? Perché sono umani anche loro. Sono? Umani anche loro. Sono persone normali. Cioè, sono proprio quello che vuoi dalla vita. Essere umano. Credo negli esseri umani. Credo negli... Due. Numero due, dai. Pro. Pro. Numero tre? Pro. Numero quattro? Pro. Numero cinque? Pro. Ok, però secondo me ci siamo dilungati tanto. Sì, adesso iniziamo a... È l'ora dell'eliminazione, qua non siamo qua per giocare. Quindi tra tutte queste ragazze, chi questi magnifici, magnifici piedi, barra gambe. Le dunk. Elimini le dunk. Elimino le dunk. Sicuro? Perché? Aspetta. Aspetta! Perché prima? Senza spiegazione così. Solo perché ivoriani. Perché, no, ci sono ivoriani, ci sono ivoriani. Applauso. Vengo? Sei pentito? Anche stavolta! C'è un ivoriano che è pro LGBT, se no, no, non è strano quello! Diceva che parla di bene per essere ivoriana, cioè non è ancora insultato, cosa strano. È insultato adesso. Però ti stai parlando stramale, sinceramente. No. Però aspetta, la chance là ci dà pa. Parlo per le veci del nostro concorrente, ha chiesto di fare un giro. Un tixi. Tutti insieme. Okay, tutti insieme, a noi tre, ok? Uno, due, tre. Ok, altre domande? Magari vuoi vedere le mani un attimo, come sono le... le unghie sono le clean. Unghie clean, vuoi vedere... Piace. Appoggiare, cosa ho detto di schiacciare le mani? Non vedo. Come non vedi? È questa? No, è anche l'altra, ah, eh. Okay. È il microfono. Anche okay. L'altra. Dai, pelle morbida. Okay. Dai, andiamo. L'altra due? Sì. E voglio? Sì, passa pure il microfono. Smalto bianco così, Ene. Yo, DJ! Ok. Numero tre. Sono pure arrabbiata. No, dai, ci stanno, sono carini. Numero 5. Che manine piccole. Sei interessante. Mio nonno diceva sempre, prendi le donne con le mani piccole, così quando lo tieni in mano sembra più grande. Dai, devi eliminare una persona, una ragazza. Sincero, cos'è che vedi e dici, o hai sentito e detto, quella che ti ha colpito di me. Pensa anche alle mani. La numero 2. Voglio andare al numero 2. Sicuro? Sicuro? Non sono sicuro perché a me piace le nere. Però dalle sue risposte... Non ti casava. Mi aspettavo qualcosa di più piccante. Vieni qua. No, devi guardare. Guarda, dai. Ok. Te ne penti anche la terza volta? A lentiggini. Siamo a tre volte. Sei pentito? Te l'avevo detto. Perché l'avevi eliminata? Cos'è che non ti ho detto? Io non ho detto niente. Ah, no.
quelle mi piacciono. Cosa che non ti ha convinto? L'abbiamo detto. Sei sicuro? Boh, in crisi, vabbè. Tu hai detto sì. Occhi verdi. Ormai, vabbè. Grazie lo stesso. Salutala. Ciao. Saluta. Se vuoi anche un bacino in guancia. Questo è guardando. Ok, siamo giunti alle fasi conclusive. Questa volta verranno eliminate due ragazze e ne rimarrà solo una. Vi piacciono i sex toys? E li usate, nel caso? Ne vorreste uno? No. No? No. Ma no, ti no. Piace il materiale, cioè la macchina prima? No, mi piace il fatto che basti che mi soddisfi lui. Però il sex toys magari lui non c'è, è in viaggio in America. E allora sì. In quel caso, ovviamente. Sì. Ok. No. Sei sicura? Sì. No, non mi piace, non preferisco il tipo. No, preferisce. Lei vuole le tue mani. Vuole questo. Ok, allora, ultima domanda finale. E la domanda è, allora, sareste disposta a provare un triso per gusto e vi piacerebbe, nel caso, avere anche una relazione aperta, magari? No, non mi piace condividere. No, oh, nessuno vuole condividere. Guarda che, oh, Dio ha detto di condividere, voi siete... Numero due? Allora, io sono sincera, trisom già fatto, relazione a tre no. Numero tre? Allora, provarlo sì, ma relazione aperta assolutamente no. Ok, allora, in base a queste risposte... Finalmente arrivati... Devi eliminare due ragazze. Due? Sì, ovviamente una per volta. Scegli bene. Andiamo sul mio paese, perché ci rivediamo poi nel nostro paese. Quindi, ok, la numero uno. Ok, va bene. Vieni verso di qua. Per la felicità di Meloni. Ok. E ne pensi anche qua? Ok. Puoi mettere gli occhiali? Professoressa americana. Ok. Cosa ne pensi? Rossa di capelli. Non dirlo. Ti prego non dirlo. Dillo. Ama farsi pentare da cazzi lunghi neri. Ah, ok. È giusto? Sì, non è. È così. Ha detto che gli piace quello grande, tutto questo. Vabbè, tanto tu comunque l'hai eliminato qua, quindi... L'ho eliminato, sì, ci quindi, però, cioè, sì, d'accordo con la tua scelta, non ti penti... Cioè. Allora, adesso devi scegliere l'ultima da eliminare. Uno o due? Chi elimini? È il numero uno. Quindi elimini uno? Sicuro? Ok. Sei tu. Io? Sì. Sì. Oddio! Oh no, tre figli! Ah! Non lo piace! Ah, oh! Che carini! Da un po' che non vi vedete, mi sa? Ok. Quindi, sei pronto per la tua scelta finale? Sei pronto per la tua scelta finale? Hai scelto, non c'è più going back. Ho scelto. Sei caldo? Andiamo a vedere chi è. Ok, signore e signori, dopo tantissimo tempo e lungo pasto di video, ragazza, fatti vedere! Qua? Buenas dias. Ciao. Chi ha detto che parla spagnolo? A me piace lo spagnolo. Sei contento? 5, vero? Maggiorenne proprio. Sei contento della tua scelta? Sì, alto, mi piace. Devo guardare negli occhi, sì. Tu invece cosa ne pensi di lui? Ti piace, carismatico? Carino, ci sta. Carino. Un abbraccio. Oh. Oh, carinissimo così. Ok, quindi facciamo presumibilmente che c'è la situazione, andresti in un appuntamento per conoscervi meglio, parlare dei vostri gusti, eccetera? Alla fine tu l'hai scelta, quindi sì. Io l'ho scelta, sì. Tu invece ne cambieresti l'appuntamento? Lui cosa ha detto? Lui ha detto sì, Lui ha detto che andrebbe per l'appuntamento. Ecco, sono zio! Va bene. Come va bene? Ma aspetta, più convinto, più felice. Più alto? Se lui dice di sì, ok. Tu andresti solo perché ha detto di sì o anche perché tu vorresti? No, sei convinto lui, ok. Ma adesso anche tu. Io sono convinta. Ok, siete contenti? Lo strappiamo un bacino in guancia? Oh!
Ce l'abbiamo fatto, un applauso. Ebbene, siamo arrivati alla conclusione di questo video, di questa prima edizione di Outfit Match. Non che non è così male. Alla fine due su due, due proprio su due. Beh, speriamo che abbiamo fatto possa... l'amore. Quindi diciamo che ai nostri futuri concorrenti, se volete l'amore, venite, qual è il canale giusto? Dai, JC. Non c'è Temptation Island, non c'è Grande Fratello, quelle cose le venite, la JC. Troverete l'amore. Però prima di trovare l'amore, cosa dobbiamo fare? Iscrivetevi al nostro canale, mettete like se vi è piaciuto. Anche se non è piaciuto, mettete like lo stesso. Condividete, commentate. Anche il tipo che è schifo, va bene, basta che commentate. E anche ci vediamo su Instagram. Seguiteci. Chiaro, perché lì mettiamo... Immaginate JC Officer. Siamo sempre se le no news, la gente ci chiede, quando fate cose, sì, sì. Le news, lì prendiamo candidature. Cioè, anche per i mail, ho già ricevuto delle mail simpatiche, quindi anche per i mail va bene. Vediamo il fratello. Chiaro. E che dire, anche sui nostri profili principali, se volete. Emi. Chiaro, CS8. E chissà se ci vedremo alla seconda edizione di Outfit Match. Vedremo. Solo se gli piacerà.